faranno compagnia, quindi spero che si senta la mia voce. Sto praticamente urlando, ok? Mi sono assicurata che non ci fosse gente attorno. E nulla, praticamente in questa puntata vedrete Samantha, cioè me stessa medesima, che trasporta del letame. Che cosa bella! Peccato che voi non siate in quest'auto, perché anzi, meglio, perché voglio dire, con atti di vomiti sarebbe, di vomito sarebbero subito in agguato, perché c'è una puzza di letame che voi non avete neanche io. Ora, non so perché il mio canale debba sempre diventare in qualche modo un cenacolo, diciamo, di trash. Non lo faccio neanche apposta, ma sono proprio quegli avvenimenti che mi succedono nella vita. Perché c'è del letame nella mia macchina? Non perché io sia pazza o sia in versione Gianni e quindi sia appassionata alla casa. Perché devo portare del letame in campagna ai miei nonni. In tutto questo sono abbandonata a me stessa in un parcheggio abusivissimo e in più c'è un tempo che fa veramente pena. Ho detto dove sto andando? Sto andando praticamente ad Albissola, boh, non so mai come si pronunci, vabbè, perché praticamente i miei nonni hanno una casa, una villetta nei pressi appunto di quella zona, e questo spiega perché sto portando lì. Ma ci sono altri youtuber che portano questo quantitativo di trash involontario. Non che io sia uno youtuber, ovviamente, cioè faccio video così per svagarmi, però ditemelo, avanti, ci sono altre persone che vi portano così a contatto con la loro vita, facendovi vedere anche che trasportano letame. Ma voglio dire, ma Clio Makeup, Kiss & Makeup, tutte queste cose qui, ma altro che i loro trucchi, la donna vera trasporta letame. Aggiornamento, non sono neanche a metà viaggio, i fumi dello sterco già mi stanno dando la testa. Ottimo, hai nell'animo il trash. Ottimo. Arrivata a destinazione, non vedo l'ora di uscire da questa macchina perché sto per avere praticamente l'allucinazione a causa dei fumi e dei gas tossici e nulla. E mi è venuto in mente ovviamente anche un piccolo aneddoto trascino di quando ero piccola. Cioè, quando ero piccola, sapete che ci sono quelle specie di macchinette in cui ci sono tutte le palline e via dicendo, no? Ebbene, da piccola quindi presi una di queste palline ritornando dal mare. Da piccola andavo praticamente tutti i giorni al mare in estate, c'era un po' questa tradizione, chiamiamola così, un'abitudine, dai. Appunto, prendo questa benedetta pallina lì tutta super eccitata, contenta, mi immaginavo di trovarci dentro chissà che cosa. Ero piccola, non lo so, avrò avuto... quanti anni avrò avuto? Ma no, di sicuro non eri oltre alla seconda elementare, tra i 5 e gli 8 anni. Quindi avrò avuto tra i 5 e gli 8 anni, apro questa pallina e mi ritrovo dentro un tank, un perizoma. Vabbè, cioè ci rimasi veramente malissimo, fu un trauma indescrivibile. Comunque quel perizoma rimane conservato in campagna, nella casa appunto dei miei nonni, lì intatto in memoria di quel momento tristissimo. Già da quel momento, insomma, avrei dovuto capire che piega avrebbe preso la mia vita, fondamentalmente. Cioè, come si fa a trovare una cosa del genere nelle palline per i bambini? Ma quelli che fanno queste cose, ma ragionano o vogliono traumatizzare già dalla tenera età i bambini? Non lo so, che brutto evento, che brutto evento. La spiaggia in cui ho passato tutta la mia infanzia. Nuovamente come cambiano le cose. Quando ero piccola mi sembrava gigantesca, adesso che la vedo in questo momento mi sembra minuscola. E quindi c'era una baby Samantha con il costumino, il bikini a due pezzi, che gironzolava e faceva le capriole in acqua. Che bei tempi.
il paesaggio. Ecco, praticamente potete vedere come non ci sia nulla. Erba, erba, erba. Un paesaggio di una noia mortale con 150 curve, quindi se siete deboli di stomaco non venite qua perché sennò farete una brutta fine. Non so se riuscite a vedere qui, qui dove venivo a cavallo da piccola, molto molto piccola. Quanti anni avevo? Dai 4 anni penso. Via destinazione e l'antico sterco è stato portato finalmente in salvo. Notizia straordinaria del secolo. La cacca è stata consegnata, fai! Non c'è più cacca nella mia macchina, evviva! Sono a casa di miei nonni adesso, che in questa casetta in campagna. Vi faccio vedere un pochino. Ecco qua. Con tutte le piantine, cose di questo genere. Vi faccio vedere. Qui c'è una pianta d'ortensie. In questo momento non è molto fiorita, ma mi ricordo che d'estate di solito è fioritissima. Poi qui c'è sempre un qualcosina. Qui ci sono tutte le piante, gli alberelli. Questa è una pianta di non so che cosa. Vabbè, le cisterne d'acqua per l'orto con cui mio nonno è fissato. Tutte le piante di mio nonno. L'infinità di piante di mio nonno. Qui c'è questa creazione estremamente trash, ovviamente il trash di famiglia, con una specie di... quello lì era in realtà il mio... come si chiama? Uno dei miei tricicli da bambina con questa pianta sopra. Non so perché. Qui ci sono tutte delle piante geranei con un bel po' di pesticida e robe del genere. Qui c'è una piccola zona adibita a giardinetto, un piccolo coinquilino. Ok, ecco, questa è una pianta di ortensia già più carina, con questi fiori che non so cosa siano, ma sono molto carini. Però ripeto, non so che cosa siano. Qui è spuntato delfino. Va bene. Poi vabbè, ortame vario. Comunque mio nonno è fissato, sta fissato. Forse per me tipo ci farai una piccola piscina o qualcosa del genere, ma vabbè. Non è casa mia. E poi qui sempre abbiamo tutte le piante. Andiamo da questo lato, ovviamente i miei nonni sono un po' confusionari, mettono roba random ovunque. Qui è la vite, qui c'è di nuovo una rosa, il giardino delle rose, pieno di rose qui. Missione compiuta, sterco consegnato, si ritorna verso casa. Questa volta dietro di me in compenso c'è un bel tappeto arrotolato. Naturalmente, la macchina degli orrori, c'è sempre qualcosa di strano presente, non lo so. Anche le vostre macchine sono così, fatemi sapere. Inoltre, dettaglio alquanto preoccupante, c'è una spia gialla accesa che ha la forma di lampadina con all'interno un punto esclamativo. Speriamo che non sia nulla di strano, perché terrei inciterei a tornare a casa sana e salva. E sono tornata a casa. Ma ci sono! Ci sono le bimbe! Ma chi è che mi batte i denti? Ma dovevate farvi vedere? Ma ci si comporta così? Bubola? Finalmente sono tornata a casa, ho nutrito i miei porcellini d'India che già reclamavano cibo, caso strano, non succede mai, e nulla. I compiti per la giornata sono finiti, anche perché c'è un'umidità micidiale, tipo, sembra tipo Bernacca che parla del tempo, quei discorsi da vecchia, via dicendo, ma sono una giovane vecchia, o un vecchio giovane, no, una giovane vecchia. E c'è un'umidità micidiale che mi sta stendendo ed esaurendo fisicamente e psicologicamente, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Quindi non vedo l'ora di cambiarmi immediatamente, mettermi il mio vestitino casalingo e nulla. Morirò a breve, penso. La vostra balena spiaggiata e peluche amevario vi danno definitivamente l'addio per questa volta e penso che mi metterò ad oziare. Ciao ciao!